È stata una vera sorpresa perché verso le 17.30 di sabato c'è stato il distacco improvviso di un lastrone di marmo che copre una delle colonne del presbiterio, che è l'area dove si celebra, e per fortuna veramente è accaduto durante un tempo, diciamo, morto, nel senso quando non c'era una celebrazione, perché sennò sarebbe stato veramente un disastro. Chiesa votiva chiusa dopo il distacco di una lastra di marmo alta 70 centimetri per puro caso, come dice Don Paolo Pigozzo, parroco di Santa Maria Ausiliatrice da un mese, non si è fatto male nessuno. Ma adesso, dopo questo intervento, che sarà entro sabato, dovrebbe finire entro sabato, questo intervento di emergenza appunto sarà disponibile la chiesa per poter celebrare il Natale. Ieri in via eccezionale messa in palestra, da oggi e per tutta la settimana celebrazioni e confessioni nell'edificio accanto. Stiamo utilizzando adesso le stanze del convento, una stanza un po' più grande per fare la messa feriale del mattino e della sera e per le confessioni prima di Natale. E sì, poi bisognerà sedersi al tavolo di progettazione, nel senso che i tecnici dovranno vedere quale sarà la migliore soluzione insieme con la commissione di arte sacra. Non sarà soltanto un piccolo intervento di maquillage, ma sarà proprio un intervento serio, in modo che non rimangono puntelli a sostenere e a garantire la sicurezza, ma sia qualcosa di definitivo.